Gaston Brugman è sicuramente l'uomo in più di questo Pescara in questa stagione. 6 gol per un centrocampista sono tanta roba. Sì, diciamo che a livello personale ho raggiunto con i 6 gol ho raggiunto diciamo la massima rete che ho fatto in un anno, quindi sono contentissimo su questo aspetto. Un po' dispiaciuto per come sta andando la squadra, perché siamo un po' in difficoltà a segnare, è dura così. Come mai questa squadra ha così tante difficoltà a trovare la porta avversaria? Una stranezza per una squadra di Zemo. È strano anche perché se guardiamo le partite diciamo dall'inizio del campionato era un Pescara che creava tantissimo e comunque riusciva a segnare tanto. E adesso ci troviamo in un periodo dove realmente ci facciamo fatica a creare le occasioni e quelle che ne abbiamo purtroppo non siamo riusciti a metterle dentro. Quindi è un periodo però... Dobbiamo pensare positivo, che prima o poi si aprirà la porta e arriveranno i gol. Perché questo Pescara è così poco zemaniano? E questa è una domanda che è difficile da rispondere, perché il mister è Zeman, quindi lui fa il suo lavoro, e ci dice l'idea, ogni tanto facciamo delle giocate diciamo sue, ma... facciamo fatica a fare il suo calcio. Però, perché? Questa è una domanda che è difficile da rispondere, però diciamo che è importante vincere, sono arrivati dei risultati con un gol di scatto diciamo, di differenza, quindi alla fine contano i punti e è importante vincere. L'ultima, Gaston, ha detto qualche settimana fa il presidente Sebastiani che se non dovessero arrivare i playoff questa sarebbe quasi una stagione fallimentare. Sì, sicuramente. Diciamo che l'organico è stato creato per quello. Dobbiamo darci una bella mossa perché prima o poi le partite vanno via e siamo sempre fuori dei playoff a questo momento.